La Giunta Comunale ha dato il via libera durante l'ultima riunione del 2017 oltre 43 milioni di euro di lavori pubblici sia in laguna che in terraferma. Sono cifre che ci permettono finalmente di intervenire non su nuove opere, ma per l'appunto sul recupero di zone e anche immobili che erano interessati da una trascuratezza assoluta e visibile a tutti. Gli interventi del 2018 riguarderanno sistemazioni e ristrutturazioni di alloggi destinati all'edilizia residenziale, lavori di manutenzione del verde pubblico, eliminazione di barriere architettoniche, sistemazione e efficientamento della rete idraulica e fognaria, installazione di impianti antincendio, interventi a lungo rimandati su musei, teatri e scuole. Circa 25 milioni saranno spesi in centro storico. Dei punti importanti del centro storico, dal ghetto ad altri, Umberto I e così via, vedranno interventi di ristrutturazione per più di 1 milione di euro. 18 milioni sono invece dedicati agli interventi in terraferma. Interventi non tanto di nuove opere, ma di recupero di zone come quella del mercato fisso di Mestre, che ci vedono coinvolti in un progetto per 2 milioni di euro sul mercato fisso di Via Fappani, che darà una nuova veste a tutta quell'area importante di Piazza Barca.